Mentre continuiamo a nuotare fra i getti d'acqua di Jeudeau di Maurice Ravel con Lina Silverstein al pianoforte, vogliamo parlarvi di un concorso di canto, il concorso di canto Comunità Europea, che si è concluso oggi ed è nella sua 73esima edizione. È un concorso importante del teatro lirico sperimentale di Spoleto, che ha laureato dei cantanti che poi sono diventati famosissimi. Cominciamo da Franco Corelli, ad esempio, Anna Moffo, Leonucci, Ruggero Raimondi, Renato Bruson. Tutti questi cantanti hanno vinto negli anni il concorso di canto Comunità Europea del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. La giuria di quest'anno è presieduta da Sonia Ganassi, mezzosoprano, ed è composta da Juan Pons, Carlo Palleschi, Enrico Girardi e Michelangelo Zurletti, che è il direttore artistico dell'istituzione del Teatro Lirico Sperimentale. Siamo al telefono con Juan Pons, baritono, importantissimo baritono, insomma una colonna della storia del canto, e membro della giuria del concorso. Buonasera Juan Pons. Buonasera a tutti. Allora, possiamo dare la felice notizia che si sono laureati i cantanti di domani nel concorso della Comunità Europea? Sì, sì, abbiamo finito questo pomeriggio, sono stati tutti gli 11 finalisti, sono passati 8. Bene, e questi 8 finalisti che voci hanno? È stato un concorso veramente con un numero importante di soprano, soprattutto, di soprani, sì, soprattutto qualche mezzo soprano, e poi baritono, pochi tenori, anche baritoni. Sempre pochi tenori, Juan Pons, in tutte le edizioni del concorso Comunità Europea. Sì. Non è passato nessuno. Ma perché fanno subito carriera i tenori e vengono subito lanciati nei grandi teatri, è vero così? Non hanno invece il tempo, come offre il concorso Comunità Europea, di affinare il repertorio e lavorare. È così, Juan Pons, sei d'accordo? Non lo so. Fanno tributo a un teatro importante, saranno preparatissimi. Ah, ecco. Questo è un concorso per lanciare... Sì. Per avviare una carriera, augurandogli che sia una grande carriera. Sì. Quali sono, secondo lei, Juan Pons, le caratteristiche dei cantanti che hanno vinto questo concorso, a parte la bravura? Sono, ad esempio, espressivi? Sono capaci di recitare in scena oltre che cantare? Di che cosa può dirci di questi vincitori? Ci sono delle voci importanti, voci belle anche. Però naturalmente stanno nella fase che anche noi che abbiamo fatto una carriera, si è arrivato a questo momento di incominciare da zero una carriera, magari stanno lavorando, hanno un altro lavoro fino a che si accende la lampadina del desiderio di cantare, no? Perché mm-hmm. questa è una cosa che ti dà la testa e la passione non va via più. Sì. Allora si presentano ai concorsi per essere consigliati magari della giuria, sono sempre dei maestri, sono dei critici, siamo dei cantanti, anche abbiamo fatto una carriera alle spalle. Penso che, come dico io sempre, che io ricambio i consigli che ho ricevuto io, che adesso li do a loro, perché io penso che il canto non si inventa niente, è tutto fatto lì, solo che i consigli che ho ricevuto, più l'esperienza di una carriera di 40 anni, penso che sono in grado di dare la mia opinione. Certamente, certamente. E dunque vedremo in scena presto i vincitori del concorso di canto della Comunità Europea, nella 73esima edizione. È così, Juan Pons? C'è un momento sì, dedicato allo studio, all'approfondimento? Pensavo sì, che come tanti altri concorsi prendono il montante o il premio così. Invece qui li fanno stare per 5-6 mesi, sì, e fanno continui masterclass con uno, con l'altro, poi sono curati, no? Allora io penso che hanno la possibilità di, a parte di andare col suo maestro, perché è sempre l'opinione di uno, di avere magari dentro questi 6 mesi 5-6 maestri che passano, cantanti che danno il suo parere, che possono, io penso che è più positivo sapere 4-10 volte consigli che soltanto 10. Certamente. Io sono del parere che si deve dire tutto,
si deve essere molto pignolo, molto esigente con uno stesso e anche avere un maestro che li faccia piangere. Anche. Certo, e non soltanto in scena, ma anche davvero. Grazie Juan Pons, grazie per averci raccontato qualcosa del concorso di canto Comunità Europea alla 73esima edizione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, e a presto risentirci. Buona serata.